Anche i vini hanno una storia. È contrassegnata da annate che fanno appunto storia. Accanto a quelle più celebri si allineerà a fare anche questa ultima del 1971. Luisa Ronchi, nota tra i più famosi sommelier europei, consiglierà in futuro le bottiglie di questa provvida vendemmia. Un'annata felice anche per chi distilla la grappa dalle vinacce di questo vino di qualità. Sentiamo il dottor Micca, responsabile di una delle più qualificate aziende piemontesi. Effettivamente il 1971 è stato una grande annata per quanto riguarda i vini e le vinacce. Spetta ora a noi, secondo la nostra esperienza e la nostra tradizione, farne dell'ottima grappa. Per distillare buona grappa occorrono molte qualità, dalle vinacce scelte nel modo più opportuno, al buon naso dell'enologo che seguirà passo passo la lavorazione. La ricetta è ancora e sempre quella antica che i bisnonni già conoscevano, ma non è facile farsela confidare. Ne fa parte l'invecchiamento nei tini, perché anche il tempo porti il suo prezioso contributo. È attraverso questo prodotto di classe che la grappa ha fatto passi da gigante sul mercato interno e anche su quello internazionale, tanto tra i raffinati quanto presso la vecchia tradizionale Compagnia del Grappino.